Salve a tutti ragazzi e bentornati nuovamente qui sul mio canale. Come potete vedere, finalmente è arrivato il momento di provare la Mercedes 190e Evo 2 del 1991 qui su Gran Turismo 7, aggiunta con l'ultima patch. E devo dire qua le solite cose, guarda che dettagli, va come l'auto è perfetta. Se sembra che l'abbiano presa dalla realtà e l'abbiano messa in un videogioco, no, è completamente l'opposto, è dal videogioco che l'hanno presa e l'hanno messa nella realtà. Cioè guarda la qualità della pelle, cioè proprio lì capisci che uno si è messo, fa ok, no, questo materiale per fare la pelle non va bene, non sembra realistico. Questo invece è perfetto, così hanno fatto, ve lo giuro. E a buon intenditori poche parole, signore, cioè ma... ma di che cazzo stiamo parlando? Ma guarda qua, esiste la perfezione, guarda. Esiste, esiste, basta saperci fare. I cerchioni sono stupendi comunque, a parte gli scherzi. Cioè veramente, veramente tanto belli. Aspetta, fammeli rivedere. Stupendi raga, ma ci stanno veramente tanto bene, ci stanno. Allora io direi che prima ci proviamo il modello stradale. Probabilmente l'avrete visto già in miniatura, perché non posso non mettere una cosa del genere. C'è anche il visore pronto lì collegato, lo proveremo. Anzi, la proveremo sia con il visore che senza. Allora, non ho montato scarichi, non ho fatto modifiche, proprio così originale. Io voglio vedere come si guida. Parti di base con gomme comfort morbide. Ok, quindi sono praticamente gomme da strada, solo che sono morbide, quindi ti danno un bel po' di tenuta in più, ti danno. Qui non si sa mai con che cazzo di marcia esce. Non sembra male, eh. Un po' morbida come macchina, non sbaglio. Vediamo le sospensioni. Oddio. E non si vede bene il contachilometri. C'è tipo tutta sta parte trasparente che copre un bel po'. Naturalmente non è un'auto di certo ricordata per le sue prestazioni a livello di potenza, però vabbè, è comunque una signor macchina. Mica va che... che dettaglio che ha poi. Clacson c'è. Non corriamo mai a Red Bull Ring, ogni tanto, dai. Sound molto tranquillo, molto particolare. Tra l'altro noto che ha tipo lì lo scarico tutto forato. Non si era visto dal garage. Auto molto tranquilla in realtà, eh. Oddio. Le marce sembrano entrare molto bene, a parte all'inizio che ogni volta ti lancia in modo apparentemente casuale, eh. Ecco, vedi, qua inizia a intravedersi un po' il contachilometri, il contagiri. Cazzo, in condizioni di luce però non si vede un cazzo. Può fare in terza questa? Sì, un po' abusiva. Cazzo! Peccato che su questa corona non ho il manettino per girare la visuale, cavolo. Questa bisogna mettergli un bello scarico. Tanto mo la proviamo nella versione DTM. Bella bella. Mica devi frenarla molto, per poi scalare, sennò vai fuori giri. Su Forza sta cosa è molto meno accentuata. Cioè succede anche lì, se freni e scali subito, giustamente vai fuori giri. Però su Gran Turismo qua si avverte ancora di più. Devi frenarla veramente tanto. Ok,
Anche qui comunque ci sono problemi con... con la rotazione, guarda, eh. Cioè, con la rotazione in realtà di come usa lui il braccio. Ma mi spieghi perché? Cioè, ma... perché devi girare il volante così? Così? Oh, anche Forza ha questo problema. Adesso, ma sembra che si copino a volte. Allora, ci dirigiamo subito nel circuito del Nürburgring, perché ho già preparato una gara con auto un bel po' interessanti. Se vogliamo proprio essere pignoli, però... poi vabbè, il gioco non ha una categoria DTM, dici, sai, ci può anche stare. Ha delle mancanze, perché io so che... qua in mezzo sicuramente manca Audi, non mi ricordo mo il modello preciso del mezzo e sicuramente ne manca anche un'altra. Però di quello non ricordo neanche il modello. Sicuramente manca Audi, ripeto. Abbiamo qui qualche M3i30, gli ho cambiato anche le livree. Abbiamo un'altra Mercedes-Benz 190e con due livree diverse, come potete vedere. E ho messo anche 255 DTM con livree diverse anche in questo caso. Sono queste, quelle presenti su Gran Turismo. Ripeto, ce ne sarebbero anche altre, ma nel gioco non ci sono purtroppo. Qui in griglia tutte le auto sono stradali, eccetto la 155 DTM, che nel gioco è realmente il modello da pista. E per metterla alla pari di queste auto stradali con gomme comfort, dico così perché l'intelligenza artificiale, quando equipaggia auto del gruppo 4, 3, 2, 1, utilizza gomme slick. Una volta non era così, tu gli impostavi delle gomme e l'intelligenza artificiale andava a usare gomme che tu avevi messo. Dopo un po' di aggiornamenti non è più così, in base al tipo di auto lui equipaggia già un tipo di mescola. Quindi queste 155 DTM utilizzando gomme slick le ho dovute depotenziare tantissimo, raga, perché è pure una trazione integrale, soprattutto in partenza, mica prendono e se ne vanno. Detto questo, ci facciamo due giri al Nürburgring e speriamo di... oddio, non dico arrivare primo, difficoltà massima, però sapete com'è il gioco a difficoltà massima. Se non c'è Sofì è un po' scadente, anche al massimo. Cioè, sentite già il sound. Questa è molto più aggressiva, eh. Oi! E occhio in partenza perché... ah, in seconda siamo partiti. Ma perché avevo il cambio in seconda? Inguidabile, signori. Ho provato prima l'M3i30, non era così. Secondo me ci giriamo male. Madonna. Ehi, raga, ma è inguidabile. Minchia, ma che cazzo è? Bandiera gialla, cos'è successo? Oh, ma non frenate così. Madonna, quello è morto. Porca troia. Ho capito, bandiera gialla, però Ma cosa succede? Raga, ma sono tutti impazziti? In gara non si deve attuare pietà. Me ne sbatto il cazzo se gli altri si sono schiantati. No, che terza. Minchia, qua rapporti lunghissimi, eh. Raga, è inguidabile. No, ma non era così. Naturalmente è tutta modificata al massimo. Cioè, bisogna sentire il motore ruggire, eh. Oh, è una bara praticamente. Ma fammi capire, non li reggerò mai due giri. Occhio. Sa che un po' di TC ce lo butto, sapete, eh? Probabilmente quest'auto nella realtà non aveva nessun tipo di aiuto. Ma vedi che escono anche loro con quest'auto? Raga, ma c'ha qualcosa che non va, eh? Infatti anche quelli a inizio che si sono schiantati malamente, come se fossero delle BMW, avevano la Mercedes. Porca troia. No! Ma raga, non girava! Non girava, raga, giuro! Come se le ruote non stessero toccando terra. Ma che cazzo è? Mi sa che quest'auto ha qualche problema. Una volta che la modifichi. Ci facciamo un giro senza visore e poi naturalmente mettiamo il visore. Minchia, non entra manco la marcia. No, ma è strana forte. Bandiera gialla di nuovo, guarda, altra Mercedes.
Raga, mi sa che c'è qualcosa che devono risolvere su sta macchina, perché anch'io la trovo molto inguidabile. Porca troia. Non c'è nessuna Mercedes davanti. Grazie. Avete la prova inconfutabile che è mica inguidabile. Pure gli altri si sono schiantati tutti. Poi sarà il caso di equipaggiarla con le sportive. Mica le vedo molto in crisi rispetto a tutte le altre auto, eh. Ok, abbiamo preso BMW. Quanto cazzo è bella l'M330 con quella livrea. Ottava posizione. Cazzo. Minchia, figa è figa però, eh. Non si riesce a capire tanto bene il sound. Fa veramente tanto chiasso, fa. Guarda, guarda. No, vabbè, raga, ma perde proprio aderenza, perde, eh. Guarda, guarda. Stranissima. Questo è un problema a livello di setup, mi sa, eh. Ok le gomme, ok la troppa potenza, ma qui è il setup che non va bene. Capito? Ma è quello di base. È quello di base dell'auto. Guarda, guarda. È assurdo. Qua c'è da fare qualcosa a livello di setup. Ho notato che l'auto slitta e non entra neanche in funzione il TC. Minchia, il carosello. Minchia, già inguidabile sta macchina. Ho notato che comunque si blocca lo sterzo. Questo vuol dire che le ruote colpiscono la carrozzeria. Guarda, guarda. Ma porca troia, ma... E sta arrivando pure la pioggia. Questa è la buona notizia. Era una sorpresa, ma... Visto la scarsa guidabilità di questo mezzo, potenziato al massimo. Porca troia. È una bara. No, no, tienile in quarta perché... No, niente, devo scalare perché c'è sto pirla che sta passeggiando. Questo ha capito che è una gara, eh? Mi scoda dietro, li mortacci sua, mi tocca. Oddio. No, minchia, si è completamente sputtanato l'handling con le modifiche. Però la volevo rendere competitiva. Non entrano le marce. Cristo. Oddio. Stava partendo di nuovo. Dai, dai, che si può recuperare. Vedi che tutte le Mercedes stanno dietro, stanno. È troppo strano. Ecco qua. Vabbè. Minchia, c'hanno sto vizio di appoggiarsi dietro. Minchia, che botto ho tirato. Non so se era il mio scarico o il suo.
Mamma mia, quando entrano le marce è stupendo. Ce la facciamo in quarta? Mamma mia ragazzi, come scoda subito. Ok, più o meno a metà rettilineo, passiamo al visore. No, è inutile che metto la sesta, non ce l'ha. Infatti, no, no, non ce l'ha, lo sapevo. Siamo pronti? E non mi ricordo manco con che marcia siamo. Ah, in quinta? Aspetta, prima, seconda, terza, quarta e quinta. No, minchia, perché sennò mi butta così. Cazzo. Cazzo, come cambia il senso di velocità col visore. Ma è 100.000 volte più bello, cazzo. Cercherò di parlare il meno possibile, ragazzi, col visore, perché sapete che c'è il problema che traballa tutta la visuale quando parlo. Non hanno mai risolto questo problema col visore. Siamo in terza posizione, eh? Cazzo, tienila, tienila. Minchia, la 155 DTM. Preferisco questa di livrea che quella rossa, in realtà, eh. Minchia, tuono, arrivo. Come ho detto, sono state fortemente depotenziate per via che quell'auto ha... Vabbè, è di base un'auto la pista rispetto alle nostre. E in più ha la trazione integrale, gomme slick, cazzo. Minchia raga, ma molte volte io non riesco a mettere la terza. Mi incastro nello schema d'H. Nonostante quarta, terza, devi mettere solo davanti. Non so il motivo, giuro, vado proprio in crisi. No. No, questa auto urge. Urge di un setup, raga, per forza. Adesso spero di non aver attivato i danni, perché sennò abbiamo fatto danni sul serio. Soprattutto al motore con una botta del genere. Però è divertente da guidare, non c'è un cazzo da fare. Non riesco a vedere bene la lancetta. Ok, ora sì. Ok. Perché c'è il riflesso. Vedi? Sono le ruote che toccano la scocca della macchina e si blocca lo sterzo. Quando fa così devi alzarla. Perché tocca. Cioè, sta vincendo la 155 DTM rossa. Ma fammi capire. Dietro abbiamo l'altra. Mamma mia ragazzi, fa paura. Si blocca lo sterzo, maledizione.
Ma sapete che forse è questo il motivo per cui poi si gira? Perché tipo tu giri il volante, no? E a un certo punto nel gioco si blocca, tu però lo giri di più perché, cazzo ne so, stai facendo una curva, devi continuare a girare, no? E poi una volta che nel gioco le ruote si sbloccano, che non toccano più, gira il volante di botto. Magari è per quello che parte così. Può essere. Perché perde aderenza senza un apparente motivo. Cazzo. Questo già è incontrollabile. Ci manca pure che vado sull'erba. Oddio, ma... No, vabbè, raga, ma la gente è impazzita su questo gioco. Ma che cazzo succede, oh? Ma tutti che vanno contro il muro. Ma poi gli altri dove sono finiti? Ma non lo so. Lo faccio esterno il carosello, va. No, teniamola in terza. No, devo prenderlo. Vedi, 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 ha dato lo scattino. Ma secondo me c'entra qualcosa, Secondo me c'entra qualcosa. C'è la prima volta che mi capita che un'auto perde il controllo in questo modo, senza contare naturalmente l'auto che ha dietro il ventolone, la chaparral. Oddio. Vedi? No, raga, è quello il problema. Me ne sono accorto subito perché non girava più. Appena ha ripreso lo sterzo, ha dato uno scatto e mi sono girato. Quello è il problema. Vabbè, per sto video va così. Vi consiglio di... Sempre se sia quello, ma secondo me è quello. Vi consiglio di alzare l'auto da terra. C'è un cazzo da fare. Secondo me il problema è quello. Infatti nella sterzata è pure strana. Porca troia. Perché l'auto sicuramente ha acquisito un sacco di cavalli, perché ha tutte le modifiche possibili, forse eccetto il turbo che l'ho messo a medi regimi. Però, e posso capire che magari, sai, la pompi al massimo, senza un adeguato setup il mezzo può diventare inguidabile. Ma non è il discorso, il mezzo è inguidabile. Vedete quanto sono depotenziato. Aspetta. Giusto per far rosicare un po' chi non ha il visore. Maledetto. Oddio, mi fa la manovra pit. Perde aderenza in un modo troppo strano. Quindi secondo me è quello. Va bene. È favolosa. Bisogna risolvere. Anzi, mo provo. Per così, per gusto. Allora, innanzitutto gli diamo uno sguardo migliore con il visore. 260 da di velocità.
Minchia, va la rollbar, doveva finire. Certo, ti fotti i sedili posteriori facendo così. Con sto microfono in mezzo ai coglioni. Ah, ok, la retro ce l'ha di là allora. Minchia, raga, ma è veramente bella. Cioè, è grandioso come sono stati texturizzati i materiali. Cioè, soprattutto la pelle. Cioè, si vede, ti dà proprio l'idea di una vera pelle. Proviamo a guidarla così, eh. Vabbè, il sovrasterzo ci sta, acceleratore, più tanta potenza, volante girato, dici ok. Secondo me è già sparito, sapete, eh. Minchia, che bello mettere le marce col cambio ad H. Beh, ricordiamo, sono comunque più di 300 cavalli con gomme comfort, eh. Non è che puoi pretendere chissà quali grip sull'asfalto, ma infatti non dico quello. Io dico che perdeva proprio il controllo in una maniera assurda. Come se prendesse lo scatto del volante, capito? Adesso proviamo a vedere. Come alta di giri comunque ogni scalata, eh. Ma io il problema non lo sento più, eh. Minchia, tosta da guidare con tutte queste modifiche. Modificata al massimo, ripeto, eh. Sì, secondo me, ragazzi, il problema era quello, eh. Non dico che adesso è guidabile, ma quel problema che ha fatto prima in gara non lo noto più. Vabbè, poi certo, esagere con l'acceleratore, ripeto, più di 300 cavalli, trazione posteriore con gomme stradali, succede quel che succede, eh. Va bene. Dai, ragazzi, io spero che questo video con la Mercedes vi sia piaciuto. Fatemi sapere naturalmente che cosa ne pensate. Io vi do naturalmente appuntamento ad un prossimo video. Ci vediamo alla prossima.